Alleneremo. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Inazuma Eleven 2 Bufera di neve. Ci siamo, l'obiettivo la dice lunga su quello che faremo in questa puntata. L'Epsilon è qui, preparati alla partita. Ragazzi, la scorsa volta, questo ovviamente è spoiler, quindi se non vi siete visti lo scorso appuntamento è il momento giusto per farlo. Abbiamo comunque introdotto in squadra un nuovo giocatore, un difensore dal nome Scott. Scott Bunyan, ragazzi, che abbiamo ottenuto a livello 10, ho fatto salire fino a livello 12 perché volevo migliorarlo un pochettino. Non troppo, per tanti motivi, uno di questi è quello che avrei dovuto sprecare 300.000 ore a furia di fare sfide per farlo aumentare di livello, anche perché volevo assolutamente fare questa partita il prima possibile, ma per affrontarlo ho bisogno di tantissimi vostri pollicioni in su, come al solito, per supportarmi, e quindi direi che possiamo parlare con Lord Dwalin. Cambia anche la musica. Allora, Raymond, siete pronti alla vostra totale disfatta? No, perché vinceremo. Non lo so, però vabbè, dai, o no? Ok. Allora incominciamo. Persino la sconfitta dovrebbe essere considerata un onore per piccoli insetti come voi. Ma guarda, l'ultima volta, stai attento, perché l'ultima volta che mi hanno dato dell'insetto, vermiciattolo, quello che è, abbiamo vinto 4-1 contro la Gemini, quindi non vorrei che succedesse la stessa cosa con te, che la partita abbia inizio. La Raymond Eleven, la squadra che ha battuto la Gemini Storm. Mi auguro siano abbastanza bravi da farci divertire. Raymond, ascoltatemi. Avete sconfitto la Gemini Storm? Complimenti. Renderemo onore alla vostra forza affrontandovi per 10 minuti. Conoscerete la potenza dell'Epsilon. 10 minuti? Non puoi venire qui a dettare legge, non sopporto quelli che fanno così. Li batteremo in 10 minuti, se è questo che vogliono. Ma dite sul serio, pensate davvero di sconfiggere gli alieni? Non ci posso credere. Che la partita abbia inizio. Presto, conoscerete la vera potenza dell'Epsilon. Ok signori, si comincia con questa sfida che si preannuncia davvero entusiasmante. Saranno davvero molto molto difficili da battere. Andiamo a vedere insieme lo schema che ho scelto per questa partita. Mark Evans tra i pali, Nathan, Jack, Scott e Bobby in difesa. Al centrocampo abbiamo Eric, Jude, Victoria e Lupone, che potrei sostituire, e penso che lo farò anche se la partita dura poco. Comunque vediamo, con Janus che abbiamo ottenuto nello scorso appuntamento, in attacco Kevin e Sean Frost, ovviamente la nostra coppia d'attacco. Vediamo lo schema dell'Epsilon con Dwalin tra i pali, Titan, Canville, Maul e Fedora, un cappellino, in difesa. In mediana abbiamo Kazon, al centrocampo abbiamo Krypton, Swarm, Mercury e Metron alle spalle della prima punta, Zell. Direi che possiamo cominciare 0-0, si vola, vamos! Inizia con il primo tocco la Raymond con Sean Frost che passa all'indietro per il regista Jude Sharp. All'indietro ancora per Jack Wallside che passa sulla sinistra e si imbastisce l'azione offensiva con Eric Eagle. Ancora una volta al centro dell'azione e subito con Kevin. Io testerei un attimino il portiere perché sono sicuro che al primo tiro farà qualche cosa, tipo qualche tecnica pazzesca. Quindi vediamo un pochettino come si comporta. Secondo minuto del primo tempo, prima azione della Raymond, dalla sinistra, prova il tiro Kevin. Trivella spaziale, lo sapevo. Lo sapevo. Ok, chissà se questa tecnica riesce in qualche modo a parare qualsiasi mio tiro, se è scriptato o meno. Ok, andiamo con Jack. Dietro abbiamo Scott e Bobby. Se io con Scott vado a marcare il nostro avversario, teletrasporto contro il muro di roccia, vince il teletrasporto. Va bene. Questo mi sa tanto. Vediamo. Vai Scott. Andiamo con la turbina rotante, ragazzi. Contro il teletrasporto vince la turbina rotante di Scott. Vai così. Lo sapevo che tu, Scott, non mi avresti deluso. E via. Che succede? Sono finiti 10 minuti? Scott, ha rubato il pallone. Ce l'ho fatta. Bravo Scott, sapevo che non ci avresti deluso. Ben fatto Scott, rimontiamo. Rimontiamo, stiamo 0-0. Eh? Interessante, mi sto davvero divertendo. Si sta prendendo il gioco di noi. Chiedo scusa, a quanto pare abbiamo sottovalutato le vostre... adesso inizia a capire, eh? Missione compiuta, soldati dell'Epsilon, ritirata immediata. Dwalin, perché? Cosa? Ascoltatemi attentamente, Raymond Junior Eye. Non siete ancora all'altezza. Ma che stai dicendo? Vi daremo altro tempo per allenarvi, così poi potremo vedere davvero chi è il più forte. Ci affronteremo di nuovo e lo decideremo una volta per tutte. Che cosa hai detto? Che cosa hai in mente? Signori, è bastata una tecnica difensiva per cacciarli via. Non me l'aspettavo. Eccolo Xavier. Niente male, Mark.
Lui sempre nasconde tantissimo. Beh, ragazzi, partita che... Ok. Non abbiamo giocato una partita intera, ma abbiamo visto abbastanza per capire che l'Epsilon è incredibilmente potente. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo allenarci duramente e rinforzare la squadra. Almeno siamo riusciti a impedire che la Cloister Divinity venisse distrutta. E tecnicamente non abbiamo perso, è vero, abbiamo pareggiato. Wow, sono proprio un talento naturale, non trovate? E grazie a me che quelli alieni se la sono filata con la coda tra le gambe, vero? Sono terrorizzati da me, sì. Guardate come si pavoneggia. Bravo, Scott. Che velocità, a un certo punto mi è sembrato di vedere doppio. A quanto pare tutte queste pulizie hanno dato i loro frutti. Eh? Che cosa stai insinuando? Quello non era allenamento. Volevo solo finire il prima possibile. Tutto qui. Vabbè, hai comunque aumentato la tua velocità. Mark, dimmi, vuoi che un asso della difesa come me vi aiuti a salvare il mondo? Certo, saremmo felici di averti. Aspettate. Vabbè, ora non è che te lo puoi riprendere, voglio dire, ormai è nostro. Banyan è ancora in fase di allenamento. Sbaglio, fratellone? Non sbagli, fratellino. Non è ancora pronto per giocare al fianco di giocatori esperti. Voi non vi impicciate, siete solo invidiosi. Ascolta, Banyan. Hai fatto un ottimo lavoro, ma stai facendo il passo più lungo della gamba. Secondo me saresti solo di impiccio alla squadra. Aspetta un momento, Crane. Dica pure, allenatore. Mark, voglio farti una domanda. Come capitano della Raymond, saresti disposto a prendere con te questi giocatori in erba e allenarlo? Potrai disporne a tuo piacimento. Puoi fargli pulire l'autobus o spolverare. Ma, allenatore, beh, questa è una grande responsabilità, ma... Ok, può contare su di noi. Sarete sicuramente contenti di liberarvi di me. Tieni, Scott, un piccolo regalo per te. Oh, che carino. Cos'è? Ma questa non è... Cos'è? È la divisa della Cloister Divinity. Come vedi, non abbiamo ancora messo il numero sulla maglietta. Unisciti alla Raymond e cerca di aiutarli nella loro missione. Se al ritorno dimostrerai di essere maturato nella mente e nello spirito, sarai ammesso a pieno titolo nella squadra. Certo, prima te lo alleno io e poi tu lo utilizzi in squadra. Bravo, bravo. Mi piace come ragiona questo allenatore. Hai ottenuto l'uniforme della Cloister Divinity. Ok. Buona fortuna, Scott Banyan. Che poi non so se lui magari avrà una voce. Ma che? Ancora lui. Ancora lui. È una trappola. Grazie di tutto, scemo. Banyan! Beh, ovviamente non è che poteva cambiare da un momento all'altro. Ok, ragazzi, ritorniamo tutti sull'autobus. Chissà qual è il nostro prossimo obiettivo. Chi arriva ultimo è un rammollito? Non è giusto. Le cose si stanno facendo sempre più interessanti, non trovi, Mark? Già, mettiamola così. Ok, ragazzi, io sono ancora un attimino così dalla partita che abbiamo appena affrontato. Loro sono fortissimi. Io ho avuto la fortuna di mettere Scott lì in difesa. Avete visto come hanno superato il muro di roccia, come hanno parato il tiro? In realtà non ho fatto la tecnica perché immaginavo ci fosse qualcosa sotto. Un po' come la prima volta contro la Gemini, era ovvio che non l'avremmo potuto affrontare ad armi pari. Avrei voluto inserire Janus, ma la partita, come ho detto all'inizio, è stata molto breve e quindi ci saranno altre occasioni. Dentro di te ci sono risorse di cui non sei ancora consapevole, Mark. Non dimenticartelo mai, ti potranno tornare utili durante il tuo viaggio. E salutiamo la Cloister a questo punto, perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Ok. Dvalin, ho sentito che la vostra partita contro la Raymond Eleven non è terminata con una vittoria. Ma chi è È questo? inammissibile. Ma sono altre. Allora? Potrebbero essere altre squadre dell'Alius. È stato divertente giocare contro di loro. Taci. Già, sarebbe meglio se ce ne occupassimo noi, non credi? Scusate tanto se ho urtato la vostra sensibilità. Non dimenticare che la battaglia tra noi tre non è ancora finita. La battaglia tra loro tre. E c'è dell'altro. Non so dove passi il tuo tempo, però ti avverto. Sarai anche uno dei prediletti del nostro Signore, ma tra poco non potrai più fare le cose di testa tua. Lo terrò presente. Dalin, al resto penseremo noi. Il nostro Signore ha già preparato tutto per la prossima fase. Il loro Signore chi è? Uno, due, chi sono loro? Tre, qual è la prossima fase? Prefettura di Heime. Oh, Heim. O qualcosa del genere. King è il portiere della Royal. Sbrigati, Sanford.
Ha mandato di nuovo i suoi amici a cercarci. Ma non si arrendono mai. Sicuramente hanno la guardia alzata. Questo significa che le informazioni che avevamo erano corrette. Lui si trova a AIM. Che cosa ci fa qui? Cosa avrà escogitato questa volta? Non lo so, ma lo prenderemo prima che abbia il tempo di agire. Sono qui. Basta con le chiacchiere. Ehi, che cosa? Dai, veloce! Che succede? Non si saranno spinti a tanto? Da quella parte, prendeteli! Che sta succedendo qui? Cosa? Cosa? Ray Dark torna con l'Absolute Royal Academy e alcuni giocatori inattesi. Ma come reagirà Jud? La risposta è nel prossimo capitolo, Il Ritorno di Dark. E la faremo pagare, Ray Dark. Signori, questa è una grande novità. Ray Dark l'avevamo già visto che era riuscito a scappare, ma adesso sappiamo che in questo capitolo probabilmente lo dovremo affrontare direttamente. Ok, noi siamo diventati più forti di prima, ovviamente. Però vediamo questa nuova Royal Academy. Vediamo. E in più ci sono sempre quei nemici storici lì che sono aumentati sempre di più. C'è Dvalin e gli altri tre, il loro signore. Boh, che succede? Finalmente. La mia nuova fortezza è pronta. Presto tutti ammireranno la forza dell'Absolute Royal Academy. Eccoli, sono quelli che sono andati da Axel. I preparativi sono durati meno del previsto. Ci aspettiamo molto da lei. Spero che non ci deluderà. Con chi crede di parlare? Non ho ancora imparato le buone maniere. Le consiglio di non tradire le persone a cui deve riconoscenza, altrimenti sono un uomo di parola. Quindi, ho solo un desiderio. La Raymond. Hanno rovinato i miei piani, le mie ambizioni, mi hanno umiliato. Saranno le prime vittime dell'Absolute Royal Academy. Oh, la vendetta! Ah, intende sconfiggere la Raymond. Signor Wiles, chi è? Si aggiungono persone così a caso. Se ci riuscirà, il mio signore ne sarà molto contento. Ma è proprio sicuro di farcela? A quanto pare vantano una lunga scia di vittorie contro le sue squadre. Ho un asso nella manica. Stonewall. Sì. Che succede? Ma quei due prima stavano scappando, adesso sembra che li stiano trascinando. Mi ha chiamato? Lasciatemi andare. Dark, cosa diamine hai intenzione di fare? Falli tacere. Ai suoi ordini. Smettetela di piagnucolare, non vi servirà a niente. Eravate schiavi di Dark anche prima, non è vero? Quindi che problema c'è? Smettila, non siamo mai stati suoi schiavi. Ha ragione, abbiamo sempre giocato perché lo volevamo. Proprio come faceva Jude, con la sua forza e la sua volontà. Jude, eh? Non è quello che mi ha scaricato? Ma cosa vai farneticando? Poveretti, dopo che siete stati travolti dalla Zeus, Jude si è alzato e se n'è andato. Davvero strappalacrime, vi ha traditi. E ora guardate che fine avete fatto. Che cosa? Sfogare la tua rabbia. Sentirai il sangue rimbollirti nelle vene. Così diventerai più forte, proprio come me. Come te? Non senti il mio cuore che batte, le mie vene che pulsano? A ogni battito diventa sempre più forte, più forte, più forte! Nelle tue vene scorre lo stesso sangue. Tu vuoi diventare più forte di tutti, anche di Jude Sharp. Più forte di Jude. Faresti di tutto per diventare più forte, venderesti anche l'anima, non è vero? Vero? Attenzione! Molto bene, mi aspetto buone notizie da lei. Signori, ma qua ci sono un sacco di personaggi nuovi, un sacco di giocatori, tizi strani, tutti nemici. La trappola si chiude. Ti aspetto, Sharp, ci sarà da divertirti. Lui ce l'ha proprio legata al dito con Jude. E quindi con tutta la Raymond. E... Capitolo 5. Il ritorno di Dark. Aia, la vedo un po' brutta, Devo dirvi la verità, la vedo un po' brutta. Lui mi sembra molto... molto intenzionato a farci del male, tanto male. Chi è stato? Ma fare che? Ah, Jack, che cos'hai sulla pancia? Ah, qualcuno ti ha disegnato una faccia sul pancione. Deve essere stato Scott, mi ha assorbito solo per un attimo. Ti sta bene? Smettila di saltare, la pancia ti ondeggia come un budino e... un budino, un budinone. Ma Kevin, perché hai un foglio sulla schiena? Eh?
Scemo. Tu, piccola peste, ci prenderò. Sono scomparsi, l'autobus è infinito, è enorme già così, ma figuratevi dove sono andati. Scott, se non la smetti immediatamente ti rimandiamo alla Cloister. Non posso credere che questo autobus stia diventando una specie di circo. È vero, ma scalda l'atmosfera, non trovi? Tra l'altro chissà perché l'Epsilon se n'è andata senza finire la partita. Non lo so, ma è chiaro che hanno un nascondiglio a cui tornare. Forse dovrei chiedere a mio padre di fare delle ricerche. Buona idea, grazie Nelly. Da quando abbiamo battuto la Gemini, l'Alius sta distruggendo sempre più scuole. Silenzio tutti quanti, i nostri prossimi avversari sono stati scelti. L'Epsilon ha annunciato un altro attacco. Il direttore ha ricevuto un messaggio stamattina. Jude, che c'è? Niente, guardiamo il video. Che cos'è? Una minaccia. Che faccia inquietante. Quanto tempo, Raymond Eleven? Mi sono mancato? Ray Dark. Ma non dovrebbe essere in prigione. Dark. L'Alius Academy mi ha dato il potere per ottenere la mia vendetta. Mi sto aspettando a Heim e una nuova squadra per sconfiggerli. L'Absolute Royal Academy. Ti sto aspettando, Jude. Sono sicuro che stai guardando questo video. Ho invitato degli ospiti speciali apposta per te. Che succede? Absolute Royal Academy? Ha parlato dell'Alius. Credete che abbia qualche connessione con loro adesso? Nathan, genio. Premio genio del giorno, te l'ha detto esplicitamente. Senza dubbio, hanno trovato un pallone nero lì dove Dark è evaso. Non si vuole proprio arrendere, eh? Jude, va tutto bene, non è da te essere così silenzioso. Un momento, questo Dark non era il vicepresidente della federazione calcistica studentesca? Sì, era anche l'allenatore della Royal Academy, la mia vecchia squadra. Cos'è successo tra te e Dark? Ray Dark farebbe qualsiasi cosa per vincere, anche se significasse fare del male a qualcuno. È anche il responsabile della creazione del nettare degli dei. È una sostanza che altera il corpo umano, dando a chi la usa poteri soprannaturali. La Zeus ha usato il nettare degli dei quando li abbiamo affrontati nella finale del Football Frontier. È la ragione per cui alla fine lo hanno arrestato. Absolute Royal Academy. Non posso permetterglielo. Sono con te. Non gli permetteremo di rovinare il calcio ancora una volta. Andiamo ad Aim e diamo una bella lezione alla nuova squadra di Dark. Dimostriamogli che non può che fallire anche questa volta. Sì. Signor Veteran, salve. Ancora una volta contro Ray Dark? Difficile liberarsene senza dubbio. Signor Veteran, lei conosce Ray Dark da molto tempo, vero? Sì, lo conosco da quando non era che un ragazzo nel club di calcio della Raymond. Era sempre molto tranquillo, ma a volte il suo sguardo era così freddo, come se odiasse tutto e tutti. Anche dopo 40 anni il suo odio per il calcio è più forte che mai. Ops, sembra che questo vecchio sciocco abbia parlato un po' troppo. Ditemi quando siete pronti così partiamo per Heim. Signori, la Royal Academy era davvero così forte? Sì. La prima volta che li abbiamo affrontati non avevamo speranze. Poi ci siamo allenati duramente ogni giorno e alla fine li abbiamo battuti. Quindi, che sia l'Absolute o meno, batteremo ancora la Royal Academy. Dopotutto siamo una coppia imbattibile in attacco, giusto? Attenzione che Evan adesso ha cambiato totalmente idea nei confronti di Sean e fa bene. Suppongo di sì. Fa bene ragazzi, perché è davvero fortissimo. Allora, parliamo col signor Veteran, partiamo. E allora, vediamo se... No, vabbè, tutto ripristinato perché abbiamo cambiato capitolo. E vediamo se riusciamo a vedere un po' che cosa succede qui in questa nuova città. Ad Aim. E poi magari, non so, ci salutiamo, non lo so. Qua stiamo riempendo un po' tutto il Giappone. Sì, andiamo. Ah, qua siamo in una città portuale. Città, let's go. Che è quella macchina? Mamma mia, che accelerazione, l'abbiamo totalmente devastati. E ci siamo. Ma poi non capisco una cosa, ma perché dobbiamo andarci sempre noi? Mandategli un messaggio di risposta e ditegli, venite voi a... No, è vero, la Rayman non esiste più. Avete ragione. Quindi questa sarebbe Aim? Strano, mi aspettavo più movimento. Sapevo che c'era qualche bisbigliamento. Sono loro. Andiamo ad avvisare subito Ray Dark. Credete che abbiano paura di noi o cosa? A prescindere dalla ragione, non sembra che siamo i benvenuti qui. Chissà perché. C'è anche da dire che non sappiamo ancora nulla dell'Absolute Royal Academy.
La nostra unica possibilità è cercare informazioni chiedendo in giro. Oh, ora che ci penso, Amy è famosa per le sue ciambelle. Dovremmo cercare informazioni anche sulle ciambelle. Non credo. Non credo. Ok. Noi cercavo solo di rallegrare l'atmosfera. Jude, in questo momento non gli puoi parlare. Dovresti cercare di essere più sensibile. Ma sta parlando. Senti il buco che dà del cornuto all'asino. Infatti. Allora, indaga sull'Absolute Royal Academy, che sembra molto più forte rispetto a prima. E lo chiedi a me se vuoi venire alla sorgente. No, non ci vuole andare. Ok. Scusa, posso farti una domanda? Credo che se ne scappi. Ci avrei scommesso qualsiasi cosa. Perché è scappato? Magari si è spaventato vedendo la tua brutta faccia. Che peste. Sembra che per qualche ragione abbiano paura di noi. Ma se siamo appena arrivati, cerchiamo di raggiungere quel ragazzo e chiediamogli cosa sta succedendo. Certo, se lo insegui non è che lo tranquillizzi. Parla al ragazzino che è scappato. Ok. Allora non ci vogliono parlare nemmeno. Che ci facciamo qua, secondo te? Vabbè, andiamo. Sei scappato, ma sei rimasto qui. Io non sono bravo a giocare a calcio. A dirla tutta, non ho neanche mai giocato. Non rapitemi, vi prego. Calcio, rapimenti. Che vuoi dire? Di recente molti dei migliori calciatori locali sono stati rapiti. Pare che i rapitori portino con sé dei palloni e indossino divise da calcio. Così ho pensato che foste voi. Che cosa? Chi farebbe mai una cosa del genere? Conosco una persona. Ray Dark. Non preoccuparti, stiamo cercando di fermare l'uomo dietro a tutto questo. Ti puoi fidare di noi? Non c'è altro che ci puoi dire su di loro? Qualsiasi cosa, tutto potrebbe essere importante, pensaci. Non c'è bisogno di essere così autoritario, mi spaventi. Jude, io... mi dispiace. Potrebbe esserci una cosa. C'è un ragazzo di nome Oswald, molto bravo a giocare a calcio. Lavorava nel negozio di articoli sportivi laggiù. Era stato rapito dai cattivi, ma in qualche modo è riuscito a fuggire. Era così spaventato che da allora non ha più parlato con nessuno. Poveretto, cosa pensi che gli sia successo? Mark, magari quel ragazzo sa qualcosa dell'Absolute Royal Academy. Buona osservazione. Bravo. D'accordo, andiamo al negozio e sentiamo cosa ha da dirci. Andiamo. Arriva una chiamata. Chi sarà mai questo numero? Pronto? Ciao, Jude. Non ci sentiamo da una vita. Questa voce... Bloom? Bloom? Non era uno dei compagni di Jude alla Royal Academy? Allora, Jude, hai visto David Sanford o Joe King di recente? Joe e David? No, non li ho visti. Perché? È successo qualcosa? No, niente. Non preoccuparti. Scusa il disturbo. Jude, che voleva Bloom? Non saprei. Ok, quindi loro due sono stati rapiti. Ho invitato degli ospiti speciali a... Esatto, bravo, Jude ha capito tutto. E sono proprio loro due, sicuramente. Cioè, non fanno parte dell'Absolute Royal Academy, immagino, ma fanno parte di un paio di ragazzi rapiti messi là per mettere un po' in soggezione, in crisi, il nostro Jude. Trova Oswald al negozio nel negozio di sport, insomma. Allora, ok, sfida. Manco il tempo di fare un passo. Ok, allora, stavo dicendo, vediamo un po'. 35 punti carisma. Ragazzi, io penso... ciambelle. Sì, le voglio. Comunque, penso che potremmo andare un attimino a... cioè, in realtà non so se parlare con il tizio oppure no. Forse è meglio che esploriamo un attimino da questa parte. Sono così fortunata, non succede niente qui. Ok, vediamo qua sotto. Ok. Guantini 2. Che sono questi guantini 2? Amici? Mark? Non lo so che è indispensabile. Volevo solamente dargli... Forse qua era cartella. Equipaggiamento, ok. Eccolo qua. Vediamo se questi guanti sono un po' migliori. Sì, guantini 2 sono potentissimi. Vai così. Vediamo se ci sono anche degli accessori da potervi dare. Grinta già ne ha abbastanza, Mark, direi. Direi di fare questa qui che migliora il controllo. Va bene, ragazzi, io direi che potremmo anche salutarci qui. Io sto un pochettino esplorando. Ok, sto un pochettino esplorando tutto qui perché magari trovo degli oggetti interessanti. No, qui non c'è niente. La mia impressione prima è molto sporco. Vabbè, cose che non ci interessano. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo salutare. Abbiamo fatto un bel po' di cose.
Qua. Non sapevo neanche che esistesse una scuola così. Ma allora, ultimamente ci sono in giro un sacco di ragazzi e ragazze più grandi con strane uniformi. Ragazzi, qui è tutto strano. Quindi, direi che ci possiamo salutare e dare appuntamento alla prossima. Io direi che nella prossima puntata faremo un bel po' di cose, come ad esempio andare da questo Oswald per cercare delle informazioni in più, e chissà, magari riusciremo ad affrontare direttamente nel prossimo appuntamento l'Absolute Royal Academy. Ragazzi, mi raccomando, pollicione all'insù se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella sociale in descrizione, e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, grazie mille per aver visto il video fin qui. Ciao!